Io vorrei dire alcune cose in quanto partecipante al Comitato Lavoratori Utenti in difesa del trasporto pubblico. Allora, spesso sentiamo le aziende, i padroni, gli imprenditori lamentarsi del fatto che il mercato del lavoro italiano è troppo ingessato, è troppo rigido, con la scusa che ci sono troppi diritti che rendono difficile licenziare, che rendono difficile per un'impresa a fare quello che deve fare. Hanno eliminato questi diritti, ci hanno eliminato l'articolo 18, hanno precarizzato ulteriormente il lavoro. Questo l'hanno fatto i governi che fanno gli interessi diretti di Confindustria negli anni passati. Benissimo, che questa fosse un'enorme falsità la dimostrano casi come questo. Appunto, si parla di servizio essenziale e poi non si investe. I mezzi di ATAC sono tra i più vecchi d'Europa, 10-12 anni di età. Abbiamo visto l'età media aumentare progressivamente in questi ultimi anni. E che cosa si fa? Ovviamente bisogna investire nella manutenzione, ma questi soldi li si preferisce regalare a un privato. Perché? Perché così non si devono assumere direttamente i dipendenti, così non si devono rispettare i diritti di chi lavora, così se c'è qualche problema si possono licenziare. Intanto qualche soldo a qualche amico. Si è parlato per anni dell'inchiesta su Mafia Capitale, ma cosa si è fatto per evitare quella giungla di appalti ed esternalizzazioni che poi crea situazioni come quelle su cui lucrano i vari Buzzi e Carminati? Perché ricordiamo che il più grande appalto di Buzzi era la cooperativa 28 giugno, 29 giugno, che lavorava come subappalto per AMA. Allora, queste sono situazioni identiche che sono state sbandierate su tutti i giornali in prima pagina, ma sono situazioni identiche a quelle che succedono alla luce del sole senza che nessuno gridi allo scandalo in ATAC. Quella della Corpo è solo uno degli ultimi tragici esempi, ma qua, oltre ai lavoratori di ATAC che sono venuti in solidarietà e che vedono, ci sono anche dei lavoratori della Roma TPL, che è un appalto sempre privato di ATAC, in cui i lavoratori svolgono le esatte stesse mansioni, solo che hanno meno salario, orari più lunghi, almeno per il momento, visto che adesso li stanno peggiorando anche i propri colleghi di ATAC, e condizioni di lavoro peggiori. Tutto questo perché bisogna far fare soldi a dei privati. Allora, questo è uno scandalo che bisogna terminare ora. Lotte come queste, e bisogna ringraziare i lavoratori della Corpa che sono qui ad affermare questo principio, che difendendo i propri interessi, difendono il servizio generale di tutti, affermano il principio indispensabile del rispetto di chi lavora. Allora, situazioni come queste vanno affrontate alla radice. Perché poi si dice mancano i soldi, non si può assumere, poi basta leggere, no? Par qualche dato sui famosi dipendenti fannulloni, no? Sempre, no? Si sentono i giornali prendersela con i dipendenti dell'ATAC, creare una guerra tra poveri, qui mentre si smette di investire sul trasporto pubblico si danno il pasto quelli che pagano per primi le conseguenze, perché la pagano sulle condizioni di lavoro, la pagano perché sono quelli che portano avanti il servizio, si sbattono davanti agli utenti arrabbiati, ce la si fa prendere con loro. Quindi spesso, no, si assiste a questa retorica, i dipendenti pubblici sono fannulloni, poi si vanno a vedere i dati. I dipendenti pubblici in Italia sono, c'è un rapporto tra dipendenti e abitanti tra i più bassi in Europa. I dipendenti pubblici in Italia sono tra i più anziani perché si è smesso di assumere, perché c'è un blocco del turnover. Allora c'è una situazione catastrofica dei servizi pubblici in Italia in generale, perché i soldi delle tasse, delle nostre tasse, perché poi le tasse sono per lo più pagate dal lavoro dipendente, devono andare a finanziare le banche, devono andare a ripagare il debito, eccetera, eccetera. C'è una situazione disastrosa per tutti questi motivi e poi che cosa si vede? Che anziché assumere si fanno appalti. Così puoi dire che sì, non hai violato il patto di stabilità, non hai assunto troppe persone, questi famosi dipendenti fannulloni. No, cosa fai? Preferisci regalare dei soldi a un imprenditore che non fa niente, perché si limita semplicemente a mettere la mano d'opera, dei caporali a tutti gli effetti, si danno soldi a degli imprenditori che poi può sfruttare i lavoratori doppiamente, li può precarizzare. Allora questa è la mafia della capitale, non sono solo i vari Buzzi e Carminati, la mafia della capitale è la mancanza di rispetto
rispetto verso chi lavora, sono la mancanza di investimenti nei servizi pubblici e poi sono le retoriche fomentate da politici e da giornalisti che si inventano che la colpa è dei lavoratori, che difendere il servizio pubblico significa non permettere alle persone, ai lavoratori di difendere i propri diritti con gli scioperi che precettano. Questa è la mafia capitale. Allora, se questo comune vuole davvero combattere la mafia della capitale, la prima cosa che deve fare è dare ascolto a questi lavoratori, sostenere i lavoratori, valorizzare i propri dipendenti.